Grande Cocobello! Ciao a tutti! Benvenuti nella nostra cucina virtuale! Sì. Oggi una torta buonissima, un ciambellone di quelli super. Siamo stati in campagna durante un weekend qualche settimana fa e abbiamo raccolto un sacco di frutta fresca, tra cui le more. C'era un bellissimo cespuglio, un bellissimo rovo di more e io mi sono spinata tutta per raccogliere un sacchetto. Hai tornato alla romanticheria. No, ma sono ritornata a un iperrealismo. Insomma, sembravo con le mani di una flagellata, ma alla fine avevo un sacco di more e quel sacco di more le ho smangiucchiate per una settimana intera, le ho messe nello yogurt, ci ho fatto dei pancake fantastici. Se fosse stato una terra, avrebbe messo sull'altro. Perché no? Le more di Natale. Ma soprattutto ci ho fatto un ciambellone spettacolare, un ciambellone integrale, cocco e more, un accoppiamento insolito che dà un grande risultato. Spostiamoci di là e andiamola a preparare. Tardo pomeriggio di settembre, la mamma pensa a fare la colazione per domani mattina. E allora, ieri siamo stati in campagna, abbiamo raccolto le more fresche, più di metà ce le siamo spazzolate, ne ho qui un 120 grammi che voglio usare per fare un ciambellone. Quindi 120-150 grammi di more, un ciambellone che sarà more e cocco. Quindi 100 grammi di farina di cocco. La farina di cocco la vendono in tutti i negozi bio ed è proprio una farina. Non è il cocco, quello a scagliette grattugiato, di cui avremo anche bisogno in quantità di 50 grammi, capito? Questo qua tipo sale grosso, diciamo così. 250 grammi di zucchero di canna, potete arrivare sino a 300 tranquillamente. Io la faccio un po' più bassa di zuccheri, però anche 300 grammi sono ottimi, anche perché questa è una torta molto grande e di conseguenza vi consiglio di mettere un più zucchero perché sono molte porzioni. 300 g di farina integrale, 3 uova, 200 g, io ne ho qui 190, da 190 ai 200 g di olio di semi, 150 g di acqua, una confezione di latte di cocco e 200 ml, un pochino di essenza di vaniglia, un cucchiaio, e una bustina più un cucchiaino di lievito per dolci, perché ogni bustina di lievito per dolci funziona per 500 g di polveri. Qui, come vedete, 500 g di farine, ma qui ho la farina integrale che è pesantissima, le farine di cocco che non è che aiutino la lievitazione, quindi ne metto una bustina e un pochino. Cominciamo subito. Come prima cosa divido i tuorli dagli albumi e metto i tuorli nella ciotola più grande. Metto tutto lo zucchero nei tuorli e un pizzico di sale negli albumi. Monto a neve gli albumi e a spuma bella montata i tuorli con lo zucchero. Ok. Albumi montati a neve, adesso occupiamoci dei tuorli. In questa miscela possiamo mettere anche l'essenza di vaniglia, un cucchiaino abbondante. Prendete un po' di tempo e lavorate bene zucchero e uova. Ok, quando il tutto è diventato una bella cremina, così, incorporiamo al composto l'olio, tutti 190/200 grammi. E diamo un altro giro di queste. Incorporiamo l'acqua. Quindi il latte di cocco. Il latte di cocco lo trovate in tutti i supermercati al reparto cibi orientali. Lo trovate anche al bio e molto spesso alla Lidl. E mescoliamo. Adesso dobbiamo aggiungere le farine. Come prima cosa, dai 300 g di farina integrale, prendo un cucchiaio e lo incorporo nelle more. Così. Questo farà sì che loro non precipitino giù in fondo alla teglia, ma rimangano più o meno a galla. Dopodiché incorporo dapprima la farina di cocco. Quindi unisco il lievito alla farina integrale. Voilà. Metto anche quell'altro cucchiaino in più che vi avevo detto. Voilà.
mescolo un attimino il tutto e a poco incorporo, sempre passando al setaccio, all'interno della mia tortiera, avendo l'accortezza di non escludere la crusca che rimarrà intrappolata nel setaccio. A me questo passaggio al setaccio serve soltanto per eliminare i grumi sia del lievito che della farina, non serve per eliminare i corpuscoli più grandi di farina come questi, che sono la ricchezza della farina integrale, no? Quindi una volta schiacciati tutti i grumi, questa parte io la rimetto dentro. Aggiungiamo infine anche il cocco grattugiato. E adesso piano piano col mixer incorporiamo tutte le farine. Adesso è il momento di posare la frusta e passare alla spatola. Buttiamo dentro gli albumi montati a neve e incorporiamoli con movimenti dal basso verso l'alto, cercando di smontarli il meno possibile, quindi far incorporare molta aria all'impasto, che già così senza more è buonissimo, è un ciambellone al cocco delizioso. Le more, vedrete che sono leggermente più asprette, faranno esaltare al massimo il cocco. E poi è una torta che lega la stagione estiva alla stagione autunnale, diciamo così, una torta di passaggio. È giunto il momento di incorporare le more e continuiamo con la spatola a incorporare dal basso verso l'alto. Il nostro bell'impasto è pronto per essere versato in tortiera. La tortiera è già stata rivestita di carta forno e ora a poco la riempio. Benissimo, adesso andiamo in forno a 180 gradi, forno ventilato, per circa 45-50 minuti, fate sempre la prova a stecchino. Mi raccomando, la cottura deve essere molto dolce, quindi vi suggerisco di riempire una leccarda da forno piena d'acqua e porla nella base inferiore del forno e poggiare sulla gratella nella zona mediana la torta. A 30 minuti circa di cottura copritela con un foglio di alluminio e fate continuare la cottura così dolcemente per il tempo rimanente. Fate quindi ai 45-50 minuti la prova a stecchino e se ha bisogno di altri 10 minuti lasciatela sempre coperta a cuocere. Bene, la metto in forno e noi ci vediamo dopo. Ed eccola qua nel nostro piatto da portata. Guardate che alta, guardate che bel colorito. Ne tagliamo una fetta? Sì, perché ne voglio mangiare una. Ma anche se è calda calda? Sì. Facciamo vedere la fetta? Sì. 1, 2, 3, al mio 3 dici fetta, va bene? Sì. 1, 2, 3, fetta! Guardate che bella, guardate, sorride, sorride, vero che sorride? Queste sono le more. Sono le more di Milo. E allora, andiamo a scattare le foto e andiamone a mangiare una fetta, va bene? Sì! Ciao, noi ci vediamo dopo le foto. Ciao, buona torta a tutti. Bene, voi dovreste vedere questa donna in campagna come fa, veramente vede tutto. Come fa? Ma sì, tu guardi tutto, prendi tutto, qualsiasi cosa, funghi, veramente. Adoro la campagna. Non una pesca a strascico, ma quasi. Vabbè, Attila, dove passo io non ricresce più. Sì, veramente. Diciamo che io colgo le cose del nostro giardino e anche quelle del giardino del vicino e del vicino. Povero vicino che si starà rivoltando nella tomba. Ma comunque è un giardino ormai lasciato incolto, quindi questi frutti è un peccato che cadano a terra. Esatto, la natura è talmente generosa con noi. E poi mi piace un sacco fare vedere ad Enzo come dall'albero vengano fuori i fruttini che mangiamo. Lui rimane estasiato e figuratevi che quando scappiamo con i sacchetti di frutta, scavalchiamo, lui rimane estasiato. Che bello! Non è vero! Bene, se pensi che questa donna debba essere messa in carcere per furto aggravato di frutta... frutto aggravato di frutta! Sta zitto! Metti uno! Ci divertiamo un mondo! Però, insomma, è peccato lasciare la frutta sugli alberi, è un peccato di Dio. È un peccato lasciare gioielli in gioielleria, bisogna capirli anche i ladri, non è che dice stanno là...
È un peccato, è un peccato. Poi i politici che si mangiano i soldi, sono bloccati, c'è la burocrazia che li blocca, è un peccato, poi vanno a male. Ma non c'entra, quelli non sono abbandonati. Comunque. Bene, ringraziamo il vicino. Ciao vicino. Benissimo. Eh sì, è morto. Perché tu non lo sai, ma le mele erano trattate. No, va bene ragazzi, provate questa ciambella, vedrete che buona e soprattutto passate adesso tanti weekend autunnali in campagna, perché la campagna in questo periodo regala frutti strepitosi e ne vedrete moltissimi nei prossimi bravi, quindi armatevi di scarponcini, giacchetta e mi raccomando cesoie per tagliare le varie recinzioni. Eh no, i cilindri! La cesoia o il martello, dipende, no, dal coso serve. No, io prendo soltanto quello che valica il confine verso la mia proprietà, non prendo quello che c'è in casa degli altri. Capisco, tutte le cose, quasi tutte le cose che abbiamo raccolto erano di altri, ma strabordavano l'interno della nostra proprietà, quindi per legge sono nostre. E allora adesso basta cianciare di inutilità, andate a preparare questo super ciambellone e fatemi sapere cosa ne pensate, perché sono curiosissima. E noi ci vediamo sempre qui sulle nostre tavole. Ciao.